Ben ritrovati amici di YouTube, la vostra Barat 80. L'estate è finita, siamo a settembre e con la fine dell'estate arriva la nuova espansione Alleanza dei Duellanti. Allora, in questo nuovo box troveremo nuove carte Pendulum, quindi nuove archetipi di carte che sono veramente interessanti. Intanto apriamo il box. Ecco qui le nostre 24 bustine. Allora, prima di iniziare, un saluto dei nostri draghi numero 62 e Stardust Dragon. Ok, allora vediamo. Allora, iniziamo dal lato destro, ma sì, lato destro. Mettiamo le buste così. Ah, quindi come al solito nel box sono 24 bustine, 9 carte a busta. Quindi speriamo di trovare carte buone. Iniziamo con la prima busta. Allora, prima carta. Artefatto Lancea, quindi nuovo supporto per l'artefatto. Uomo batteria 9 volt. Questa pure nuova carta. Ecco, questo è il nuovo archetipo, che è Bambola Ombra. In questo tipo, questa è la squamata, o Shadow, che in rete esce con la voce Shadow. La quarta rara. Diamo una spirciatina e noi facciamo così. Allora, facciamo 1, 2 e proseguiamo. Quindi abbiamo qui una carta comune, un'altra nuova carta, suonata la diva melodiosa, un insetto risonanza e questo. Ah, comunque questa è pure una nuova un nuovo archetipo, il Satel Cavaliere. Poi faremo comunque a seguire anche i deck profile per le nuove carte. Qui ovviamente, vabbè, era poco fa, però ero talmente concentrato sul fatto che avevo trovato la quarta rara. Vediamo, diamo una sbirciatina, vediamo di chi va si possa è una carta trappola. E noi facciamo una bellissima cosa. Noi la mettiamo qua davanti. Questo lo mettiamo più indietro, questo lo mettiamo qua. Questi li mettiamo indietro, i nostri draghetti, e proseguiamo avanti. Allora, obiettivo mio per questo box è trovare praticamente una carta Xyz. La carta in questione si chiama Dante. È un nuovo archetipo di carta, ovviamente, che si chiamano, non mi ricordo. Comunque se la troviamo, comunque se trovo, sono quattro carte stampate su questo tipo. Allora, Re Battaglia Sorvegliante, Un Seme del Caos, Ricopertura. Questa noi l'abbiamo trovata nella edizione deluxe, ultimo uscito deluxe, nella formato ultra rara. Oggi veramente ho la memoria blocchi totali, non mi viene niente in mente, ma sarà il caldo, anche se è finita. Una quarta rara, sì, 1, 2, 3, 4. Quindi noi facciamo la stessa cosa, facciamo 1, facciamo 2 e proseguiamo. Allora, questa è Sventurata Arcidemone Mangiatore della Sventura, un bel gioco di parole. Nuovo archetipo Yang Zing, Tempestivanza dei Monarchi, e questa è la carta rara che abbiamo trovato. Diamo una sbirciatina, ma è una carta normale, comunque mettiamola qua.
Allora, spia audace, carnevale ippopotamo. Qui mettiamo le commons, che non stanno buone. Rabbia, battaglia sorvegliante, un altro uomo batteria e la quarta è sempre rara. E ne facciamo uno, due e proseguiamo. Udulato battaglia sorvegliante, un pesce cyborg dottore, il nuovo supporto d'artefatto. Sono due i supporti nuovi come artefatto usciti. Andiamo avanti. Allora, vediamo di andare a passo più adelante, se no non facciamo addormentare i nostri. Oh! La prima carta pendulum. Artista amico Rospo Giratore. E noi perdiamo 5 minuti per leggere l'effetto. Allora, se vi ricordate, comunque chi ha visto l'ultimo video, uno degli ultimi video sul starter pack, starter deck che abbiamo fatto, vi spiegavo come funzionano i pendulum. Quindi abbiamo questi che si chiama scala. E l'effetto all'interno scritto è quello che viene applicato qualora noi l'attiviamo come carta pendulum. Quello qua sotto invece è quell'effetto come carta mostro. Leggiamo questa per curiosità. Una volta per turno puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto sul terreno, scambia i suoi attacco e difesa attuali fino alla fine di questo turno. Interessante. Mentre come mostro abbiamo una volta per turno durante la battle phase, eccetto durante il damage step, puoi scegliere come bersaglio un mostro che controlli, cambia la sua posizione e se lo fai scambia i suoi attacchi e difesa attuali fino alla fine di questo turno. Interessante. E noi questa la mettiamo qui. I pendulum. Poi questa abbiamo common, sempre a bambola ombra, bambola ombra riccio. Poi andiamo. Artista amico pesce spada, artefatto lancea, un drago accensione, un altro pendulum, questo mettiamo qua, ci leggiamo il suo effetto. Tutti i mostri di luce e controlli guadagnano 300 d'attacco. Che cosa simpatica. Una volta per turno puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto e controlli. In questo turno esso può attaccare tutti i mostri evocati specialmente controllati dal tuo avversario una volta ciascuno. Interessante. Questa la mettiamo qui. Poi tutto il resto, commons, commons. Un Xyz, Minitore Pellegrino, Yang Xing e poi un samurai scatenato. Samurai super pesante spadaccino. Va bene, andiamo avanti. Numero 58, visore ardente. Un numero. Un numero. Poi Alpha Stel Cavaliere, Severo del Caos, artista amico pesce spada, confronto, quarta carta rara, sì, quarta carta rara. E noi facciamo il giochetto. Uno, due e passiamo avanti. Artista amico pattinatore, tutti amici sono qua. Diamo un'occhiata. Carta magia sotto mi è sembrata. Vediamo, ma fino adesso comunque poco di poco, poca, poca roba, poche cose abbiamo qui. Ma carte rare. Ok, questo è il tipo. Allora, questo è l'archetipo nuovo che di cui va parte la carta Dante, l'Xyz. Questa si chiama Cir, male branche dell'abisso bruciante. Questo è un deck veramente, è un archetipo molto molto interessante. Poi faremo pure qualche video, qualche deck con questo. Diciamo che avremo un bel po' di lavoro da fare.
lavoro a seguire. Mi è caduta là questo buon segno pesante. Allora, questa l'avevamo pure anticipata nell'edizione deluxe dell'origine primordiale. Oh, mi è venuto finalmente, è venuta rara come promo. Allora, il set del cavaliere, dispersione a catena, uomo batterie, nuovo archetipo, nuovo tipo di mostro, UA battitore potente. È la quarta rara? Ma sì, facciamo sto giochettino di nuovo. Artefatto, un altro artista amico, ma amico sul serio. E le mettiamo qua. Proseguiamo avanti. Prana Yang Zing, aria, seme del caos, bambola squamata. Quindi una rara e poi comuni. Anche se forse quelle di là comunque non so, forse la quinta era. 1, 2, 3. 4, infatti sono quinta, è la quinta rara, forse anche le altre, ma comunque un altro Saturn Knight, come la pronuncia in inglese, numero 58. Quindi per adesso andiamo a forza di rare. Dove stanno le secret? Dove stanno le ultra, le super, nuova carta sincro? Questa è quarta rara, abisso bruciante. Questa è la quarta, stavolta c'è la quarta, questo lo mettiamo così. Inno della luce, un altro Shadow, un Gaia, una maledizione della prigione d'ombra. Questa cos'è? Una carta mostro. Dove la mettiamo? La mettiamo qui sopra. Ok, facciamo un po' di spazio per le prossime cose. Queste sono le comuni mettiamo un po' da parte. Allora, fino adesso le rarità sono praticamente bandite, non c'è proprio, ma dove sono tutto, non c'è niente di niente. Ghost, Ultimate, Secret, 1, 2, 3, 4, è nada, sempre rare. Che facciamo? Ce ne andiamo a casa? Un altro, un altro pendulum, la nostra ranocchia. Uno, due, tre, quattro. E comuni. Breaker lo scorrono magico. Ah, ok, vabbè. Abbiamo trovato una super. Il viaggiatore e l'abisso bruciante. Un pendulum, una super, questa la mettiamo qua e queste sono comunazze. Uno, due, tre, quattro. Ponte del cielo, satella al cavaliere. Quindi una rara e tutte scomunazze. Che belle cose, che belle cose. Uno, due, tre, quattro, un'altra rara.
Petro Principe, questa è pure un'altra carta carina. Stanno per finire. Stanno per finire le carte. Dogu! Dogu, una rara. Questo rappresenterebbe una figura che risale al Giappone medievale. Infatti, se fate una ricerca su internet e cercate Dogu, troverete una delle statuette ritrovate proprio con questa immagine. Infatti, già anni fa si pensava che questa immagine risalisse praticamente, cioè fosse ispirata alle tute degli astronauti. Quindi, come se già da centinaia, migliaia di anni fa ci fossero state praticamente spedizioni nello spazio. Ma comunque. Ma qua non abbiamo praticamente nulla. Nucleo Bambolombra. Una super. Quindi una rara. Qua ranocchia non finire. Un'altra rara, la mettiamo qua. Praticamente come massima rarità che abbiamo trovato sono solo super. Ma che tristezza! Cioè non capisco, o è la Konami che vuole praticamente ridurre, o se no io l'ho sfigato, ragazzi. Ho visto qualcosa che forse abbiamo trovato. Veramente. La carta molto interessante. È una carta fusione. E io questa la metto qua perché come carta fusione. Ma non si fa così. Ma non puoi tu così dal nulla senza chiedere il permesso arrivare a bussare e infilarti. Cioè, bah. Beh, abbiamo trovato la Secret. Stel Cavaliere Delteros. Bah. Questo è comune, questo è comune, questo è comune. Diamo una sbirciatina. Cosa sarà? Bah. La mettiamo lì sopra. Apriamo. Stanno arrivando le ultime, ragazzi. Uno, due, tre. La quarta è rara. E io faccio 1, 2, giro e continuo il giro di corsa. Comune. 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 Comune, comune. La mettiamo qui di lato. Allora, signori, sono rimaste le ultime tre. La troviamo questa carta, questo Dante. Lo vogliamo trovare questo Dante? Lo troviamo. Giova nera. Prana Yang Xing, Alfa Stella Cavaliere, Yuana, perfetto. La nera sta qua a fuoco, niente, Meditore Pellegrino. Falso allarme. Un'altra rara. Un'altra rara. Vabbè no, vabbè la rara l'abbiamo messa là. Signori, l'ultima. Box vuoto. Mettiamo di lato. Vediamo se abbiamo una botta di fortuna per non essere volgari. Vediamo se con l'ultima carta abbiamo qualche botta di fortuna. Uno. Due. 3, se la quarta, un'altra rara, niente, patate. Quindi, allora, iniziamo da queste.
Anche se qui ho miei dubbi che ci sia qualcosa di interessante, perché forse sono le quinte carte. Infatti, queste qua sono comuni, sono. Poi vediamo questa. Infatti, erano comuni. Ho sbagliato a contare. Questa è una trappola, 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 trappola. Creazione Yang Xing. Abbiamo trovato la ultra, ultra. E la mettiamo qui. Questa era pure. No, abbiamo trovato la Super Pulau Vento dello Yang Xing. Quindi mi sa tanto che è proprio male, 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 male non è andata. Qua cosa abbiamo? Un'altra creazione Yang Xing. Quindi ne abbiamo due creazioni Yang Xing. Formidabile. Uè. Cannone di Foucault. Questa è una giallona pendulum, quindi come non sempre esistono pendulum come che abbia la carta che sia un mostro come carta mostra effetto, c'è anche il giallone pendulum e questo è un cannone di Foucault. Scala 2, ci leggiamo l'effetto come pendulum. Durante la end phase, se questa carta è stata attivata in questo turno, puoi scegliere come bersaglio una carta magia trappa scoperta dal terreno, distruggila. Che cose carine, sono cose troppo carine. Allora, rimangono queste due. Una e due. Allora, io lascerei la fusione all'ultimo perché se è quella che dico io, abbiamo fatto il colpo grosso. La fusione è qua. Quindi noi ora ci spulciamo piano piano questa. Questa è una ultra mago destino stella. Ok, ora questa qua di dra 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 drago panzer non era quella che mi aspettavo, però questa è una carta veramente formidabile, perché questa è una carta che si può giocare. Sta a pennello nel drago, nel cyber drago, nell'evoluzione del cyber drago, espansione starter deck, ultur deck che è uscito l'anno scorso. Questa c'è a pennello perché ho livello 5 macchina. Allora, se questa carta viene distrutta e mandata al cimitero, puoi scegliere come bersaglio una carta sul terreno, distruggi quel bersaglio. Carta che ci sta veramente a pennello perché la utilizziamo direttamente come con la fusione istantanea. Quindi, facendo un tornaconto, abbiamo trovato, vabbè, queste sono carte rare che ne ho lasciate anche un po' nelle 1, 2. Allora, abbiamo trovato, iniziando praticamente dal basso, vediamo di recuperare tutte le carte. Vediamo. Sbattono le finestre. Vediamo dove state. Dove lo metto? Dove? Diciamo che questo è stato il deck delle rare. Praticamente, come si suol dire, rare attingite. Attingite. Comunque abbiamo trovato un bel po' di carte Shadow e Sather Cavaliere. Quindi secondo me, forse ne escono due deck. Da controllare comunque. Da controllare. Questo va qua. Questo va là, questo va qua. Come rare, rare, rare.
finita, finisce. Quindi, ricapitolando, questa è una rara. Ok, quindi qui abbiamo, vediamo di dargli un poco di ordine, tanto per non essere in confusione, un attimino di pazienza, amici miei, anzi, ma facciamo qui direttamente. Che motivo c'è? Questa la mettiamo qua, questa la mettiamo qua, questi e questi vanno insieme, questi e questi sono cugini, questo va con lui, questo lo mettiamo qui, questo qui, questo qui, c'è un altro confronto esatto. Questi qua sono fratelli gemelli. Quindi, tirando le somme, abbiamo trovato, ok, allora, carte rare, due confronto, leggiamoci gli effetti, tanto per quando viene attivata una carta magia trappola o l'effetto di un mosso durante il dance step, annulla l'attivazione, se no vai a distruggerla. Bellissima, spettacolare questa contro il Bujin, praticamente lo ammazza, così Bujin Gru se ne va a farsi un giro. Poi ponte del cielo Satel Cavaliere, leggiamo veloce, tanto pure questa, scegli come bersaglio un mostro Tel Cavaliere che controlli. Tel Cavaliere, ma si chiama Satel Cavaliere, boh. Evoca specialmente un mostro del cavaliere con un nome diverso dal tuo deck. Se lo fai, mischia il mostro scelto come bersaglio nel deck. Mentre il mostro evocato specialmente da questo effetto è scoperto il terreno, non puoi evocare specialmente mostri eccetto mostri del cavaliere. Puoi attivare solo un ponte nel cielo Satel Cavaliere per turno. Va bene, come vuoi tu. Vai, bene che lo scrivo con il reno magico. Allora, se questa carta viene evocata normalmente, metti due segnalini magia su di essa. Se questa carta viene evocata pendulum, metti tre segnalini magici su questa carta. Adesso questa carta guadagna 400 d'attacco per ogni segnalino magico su di essa. Puoi rimuovere un segnalino magia da questa carta, decidere come bersaglio una carta angelata poltrona, distruggila, puoi utilizzare questo effetto di una sola volta per turno. Va bene, vabbè, anche non fare perdere tempo. Comunque abbiamo trovato questa di qua, samurai super pesante grande Benkei, una Mozarta che è la moglie di Mozart, si chiama Mozarta, la maestra melodiosa, vabbè, un tapati che muore, melodiosa, proprio odiosa da morire. Poi battitore potente, una copia, 2 PR di lanciatore perfetto, questo number one, non sbaglio un colpo. Poi bambola bestia, aspetta, c'è un'altra, ne abbiamo trovate due, spettacolo, bellissime. Poi un bambola ombra falco, questa è troppo bella. Poi un Satel Cavaliere Altair, cioè due. Poi abbiamo trovato l'abisso bruciante, abbiamo trovato sia Cirre che Skarm. Poi un Boco, un artista amico serpente frusta e poi un drago panzer. Mettiti a dieta, vai la panzer. Poi cosa abbiamo? Abbiamo le super, c'è nucleo bambola ombra e ne abbiamo una. Poi il viaggiatore e l'abisso bruciante, una. Poi abbiamo un Pulao vento dello Yang Zing, un mago destino stella, due creazione Yang Zing e la secret invece Stel Cavaliere del Teros. Questa ci leggiamo l'effetto, perché comunque ci vogliono tre mosse di livello 4, quindi la possiamo usare dove ci pare. Mentre questa carta
a Metal Xyz, il suo tuo avversario non può attivare carte o effetti quando tu evochi normalmente o specialmente uno o più mostri. Ah, quando, ok, quindi mentre se te ne non può attivare effetti, perfetto. Allora, una volta per turno puoi staccare un Metal Xyz da questa carta, puoi scegliere come bersaglio una carta sul terreno, distruggila, tanto questa è simpatia. Se questa carta viene mandata dal terreno al cimitero, puoi evocare specialmente un mostro del cavaliere dalla tua mano deck. Mitico! Forte! E ha un 2005! E mette da fuoco. 2005 e 2100. Mi troppo bello. Va bene, ragazzuoli. Ah! Abbiamo dimenticato di Pendulum. Pendulum, abbiamo una super cannone di Folkalt Pendulum, poi abbiamo trovato tre ranocchie, crack crack, che si chiama Artista Amico Rospo Giratore, e il 2 per di Artista Amico Coileidoscopio, no, Coileido Scorpione. Stavolta abbiamo finito. Allora, diciamo che mi aspettavo qualcosa di più interessante. Il box non è stato eccezionale, però non ci lamentiamo, tanto prossimamente vediamo di farne un'altra unboxing, vediamo se questa la prossima andrà bene. Quindi per il momento io vi saluto, commentate, iscrivetevi al canale per chi non è iscritto, così si potrà vedere la prossima apertura del box. E detto questo, un saluto e un abbraccio. Alla prossima. Ciao!